È un servizio aggiuntivo molto importante che riusciamo a dare alle famiglie giugliesi che usufruiscono dei servizi di asilo nido a Giulianova. Mi preme sottolineare ovviamente l'importanza della scelta che ha fatto la nostra amministrazione, cioè quella di tenere innanzitutto i due asili pubblici. E poi durante quest'estate abbiamo partecipato a questo bando regionale presentando un progetto di ampliamento dell'offerta formativa degli asili nido. Abbiamo intercettato i fondi. Quindi ci sono stati assegnati 65.000 euro con una compartecipazione da parte del Comune di circa 5.000 euro e questo progetto prevede l'apertura dell'asilo nido un'ora oltre la chiusura normale, quindi oltre dalle 18 andrà a chiudere alle 19. E cosa importante e anche diciamo innovativa, cosa che non è mai accaduta negli altri anni, prevede l'apertura durante le feste di Natale e di Pasqua. Cosa vuol dire? Vuol dire che negli anni passati la chiusura degli asili nido coincideva con le chiusure scolastiche, quindi chiudeva qualche giorno prima della vigilia di Natale e riapriva dopo l'Epifania. Anche in seguito a diverse richieste che noi abbiamo avuto da parte delle famiglie, abbiamo pensato proprio di presentare questo progetto, quindi aprire sia durante le vacanze di Natale che durante le vacanze di Pasqua, in maniera tale da garantire alle famiglie un ulteriore servizio aggiuntivo.